L'impianto chimico lo vedi dall'autostrada per Pescara. Sta lì dal 1903, costruito apposta in una gola per smaltire i fumi con il vento. Fino alla chiusura ha prodotto almeno 500.000 tonnellate di rifiuti tossici, derivati del cloro, classificati come cancerogeni, che adesso sono sepolti qui attorno, tra la fabbrica e il fiume Pescara. Ci è voluta un'indagine della forestale, queste sono le immagini agli atti, per capire cosa fosse nascosto nel sottosuolo. Rifiuti pericolosi, con concentrazioni altissime. Pericoloso significa altamente cancerogeni, altamente tossici e che durano nel suolo milioni di anni. UF, se ne è parlato questa mattina nel corso di un workshop, vediamo. Cosa ci siamo bevuti di quell'acqua che, fino alla scoperta della madre snaturata di tutte le discariche velenose, zampillava nella Val Pescara e raggiungeva, chi più chi meno, i nostri rubinetti? Chiacchiere, per ora. Se la falda sia stata così contaminata da determinare danni seri alla nostra salute, ancora non lo sappiamo, ma la notizia è che forse potremo saperlo, vista la ripresa dei lavori dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale curato dall'Agenzia Sanitaria. Si comincia dalla raccolta dei dati disponibili e soprattutto dal confronto e dalla collaborazione di tutti. A questo punto parte lo studio epidemiologico affidato al dottor Felice Vitullo dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Si riparte un po' da zero per arrivare dove? Si riparte quasi da zero, concordo con tutto quello che ha detto, in quanto il mandato ci è stato dato 3 mesi fa dal commissario straordinario. E per andare dove? Per andare a un risultato il più efficace possibile rispetto alla sostenibilità delle risorse che ha la Regione Abruzzo e che forse per la prima volta, se non la seconda, dovranno essere impiegate per, non solo per dichiarare, ma per praticare l'epidemiologia ad un livello generale territoriale per poi inserire indagini ad hoc. Quindi stiamo ricostruendo tutta l'organizzazione dei sistemi informativi ed epidemiologici delle ASL affinché anche questo studio su Bussi, la Val Pescara, da gennaio possano dare dei risultati diciamo concreti nel medio termine, nel breve termine, anche se chiaramente dovremo verificare nel tempo quello che siamo in grado di fare con la collaborazione degli istituti scientifici come l'Istituto Superiore, il Mario Negri, l'Università dell'Aquila e l'Università di Chieti, in una rete collaborativa invece il più possibile soprattutto di enti preposti territoriali, perché molte informazioni le abbiamo, le dobbiamo sapere organizzare, sia in quanto ad agenti chimici potenzialmente inquinanti, sia a dati di tipo morbimortalità e di tipo epidemiologico, ci vogliono le giuste risorse di tempo, finanziarie, umane e tecnologiche per poterle fare. E fin qui Bussi e il suo passato velenoso, ma l'agenzia si occupa anche del futuro, in particolare di studi prospettici come la valutazione di impatto sanitario relativa al sito dove dovrebbe sorgere il centro Oli. Si parte da dati concreti relativi a quei luoghi dove centri analoghi sono già presenti. Purtroppo, aggiunge qualcuno in sala, che è una perfetta sintesi della valutazione di impatto sanitario.